Eccoci in diretta per il post gara. Abbiamo già mister Braglia, la squadra deve rientrare, insomma saremo rapidissimi. Mister, l'Avellino dimostra di non essere inferiore al Padova, all'Euganeo, finisce 1-1, un ottimo risultato questo. Sì, c'è la partita di ritorno, dobbiamo interpretarla bene, vediamo di recuperare più persone possibili e poi ci prepariamo per questa partita. Sarà una partita difficile. Troppe cose che ci mancavano tutte insieme, però abbiamo dato quello che potevamo dare, perciò c'è poco da recriminare perché abbiamo cercato di metterci tutto quello che avevamo in questo momento. È chiaro che ogni giocatore è diverso da un altro, è chiaro che ha caratteristiche diverse, perciò bisogna leggere bene la partita e guardare avanti e prepararci bene per mercoledì perché sarà un'altra battaglia. Ecco, mister, se ci può spiegare come l'aveva preparata, insomma, abbiamo visto un Avellino con una punta mai visto in stagione, qual è il piano, diciamo, il piano partita? No, noi non volevamo far venire giù molto i loro laterali, no? Sia Curcio che Germano, perché giocando 4-3 avevamo paura di queste coppie sui lati, giocando sempre 3-5-2, volevamo non farli venire giù, però abbiamo perso identità. Onestamente abbiamo fatto più fatica del solito e siamo ritornati al 3-5-2, però sai, quando poi tutto insieme non c'è una grandissima prestazione in alcune persone, poi diventa tutto molto difficile. Abbiamo cercato di ribaltare un po' le cose e penso che poi alla fine, cercando di accelerare anche alcuni recuperi, altre cose, abbiamo portato a casa questo risultato e ora dobbiamo prepararci bene. Grazie, Prego. Grazie mille mister Piero Braglia.